Allora, salve da Italia Azzurro 4, Victor Quebec Sierra, vinco quasi sempre, e come al solito è quasi che mi frega, visto che ho ricevuto qualche lamentela giustificata per il video precedente che non inquadrava la realizzazione del ballo 1-1, l'ho rifatto. E l'ho rifatto invece che utilizzando il supporto centrale per antenna di polo, lo abbassiamo ancora un po', ho utilizzato un semplice tubo di plastica, non è altro che un avvolgimento trifilare di 16 spire. Oh, sì, penso 16 spire. Comunque metto il link in descrizione del sito da cui si può osservare lo schema. È Officina HF, bellissimo, c'è di tutto. Quindi dicevo, invece di utilizzare questo, ho utilizzato un semplice tubo di plastica di diametro 25. Io il ballo 1-1 lo uso per i dipoli, in questo caso 40-20 metri, e serve per adattare una linea sbilanciata a 50 ohm con una linea bilanciata sempre a 50 ohm che è il dipolo con l'apertura tipica del barrato portatile. È una realizzazione molto semplice. Assolutamente non difficile. Serve pochissimo materiale. L'analizzatore d'antenna sicuramente lo avrete perché se volete fare un'antenna vorrete anche vedere che funzioni, no? Perché andare con il rosmetro viene veramente lunga e improponibile per me. Non ce la farei. E niente, 73, buona visione. Spero che sia chiaro e Ialino la modalità di realizzazione del dipolo. Ancora 73 da Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra. Allora, buongiorno da Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra. Vinco quasi sempre, come al solito, è quasi che mi frega. Speriamo questa volta di prendere la ripresa giusta. Visto che giustamente qualcuno si è lamentato, sì, ma sei fuori fuoco, in compagnia del Gallo Vincenzo, sempre qui fuori che rompi i coglioni. Allora, realizziamo l'avvolgimento del balun 1-1 e magari facciamo anche un altro balun con altro rapporto di adattamento di impedenza. Balun 1-1 viene impiegato solitamente sui dipoli come simmetrizzatore e adattamento tra una linea bilanciata e sbilanciata. Il materiale non ve lo elenco, lo vedete mano a mano che lo uso. Comunque, partiamo da un tubetto di plastica, questo è diametro 25, dove ce l'ho il calibro, eccolo qui. Però rompi moderatamente i coglioni, Gallo Vincenzo. Sì, 25 di vetroresina, una vecchia canna da pesca spezzata, su cui io ho preso la misura della lunghezza dell'avvolgimento e ho subito realizzato i due fori per il fissaggio del cavo, per semplicità, diciamo. Il cavo che viene utilizzato per l'avvolgimento, siamo in QRP, io utilizzo da dei vecchi cavi di rete, estraggo gli elementi, le quattro coppie ritorte. È filo di rame con una sezione di 5 decimi, comprensivo dell'isolante in plastica arriviamo a circa 8 decimi, poco meno di 8 decimi. Lo svolgo e mi prendo tre fili colorati, in questo caso ho scelto arancio, verde e blu, e inizio a fare il mio avvolgimento. Se trovo i capi, eccoli qua. Allora, mi raccomando che l'avvolgimento venga fatto con ordine, non tanto per un fatto estetico, ma che le spire siano ben serrate e non siano aggrovigliati fra di loro i cavi. Ecco, questo sì è importante. Allora, lisciamo bene il cavo, perfetto. Prendi i tre cavi. E vado a realizzare
16 spire. Sì, però Gallo Vincenzo veramente. Se qualcuno mi chiede ancora, sinistrosso, destrosso, so, lo picchio. Iniziamo. Allora, avendo fatto il foro è più semplice mantenere il filo fermo, bloccato. Tanto mi tengo qui anche il nastro isolante che mi servirà. Andiamo a 16. Perfetto. E quindi siamo con le mie belle 16 spie. Adesso nastro, sperando che non mi riparta tutto. Ok, dovremmo esserci molto bene. Stabiliamo a nostra discrezione. Il verde è un capo del dipolo, il blu è l'altro capo del dipolo. L'arancio, nel lato basso, diciamo, del balun, lo infilo nel buco, è grosso, e lo faccio uscire qua. L'altro capo dell'arancio lo infilo e lo faccio uscire qua. Allora, questo capo dell'arancio, che era quello alla base, lo collegherò al filo blu, mentre questo capo dell'arancio, che era la sommità, lo collegherò al filo verde. Questa coppia di cavi verranno collegati alla calza, il blu sarà il centrale del coassiale, il verde sarà un ramo del dipolo e l'arancio blu sarà l'altro capo del dipolo. Adesso taglio e faccio le saldature, quindi direi che è ora di accendere il saldatore. Stagno, ce l'ho qua. Diamo una pulita al saldatore. Ok. E si salda molto bene questo cavo qui. Infatti prende subito. Prende subito lo stagno. Questo qui, cacciavitino. Cacciavitino. Apriamo, ok. Perfetto. Ok, qui ho la mia resistenza da 50 ohm e l'altro capo per ci mettiamo questo pezzettino di codino che cambia poco. Chissà se si vede. Boh.
Allora, non guardiamo assolutamente l'SWR perché no, non mi interessa in questo momento. Io guardo l'impedenza. Sono nella banda degli 80 metri e ho impedenza 47. 47, 46 e 6. 46 e 8, considerando che la mia resistenza di chiusura è 48 ohm, ci siamo, direi che proprio ci siamo. Passiamo nella banda dei 40 metri. Allora, nella banda dei 40 metri ho più o meno la stessa situazione. Passiamo nella banda dei 20 metri. Dei 20 metri è leggermente più alta. Ho 55 ohm, però sempre accettabile. Per curiosità, vado a vedere nella banda dei 160 metri. Non ce l'ho memorizzata, comunque stimulus start, mettiamo 1,5 MHz, stiamo larghi. Stop 1,7 MHz. Ok. È intorno ai 40 ohm. Allora, questo per la banda dei 40 e dei 20 metri direi che è perfetto.